Carissimi telespettatori, ben ritrovati per questa seconda parte di Casa Chalet, nella quale questa mattina vogliamo fare gli auguri a Santo Padre. Papa Francesco, diciamo, oggi festeggia l'onomastico di questo nome che si è scelto subito dopo il suo, dopo essere stato eletto Papa. Capiremo un po' il perché ha scelto questo nome e lo seguiremo in alcune eventi che sta celebrando proprio in questi giorni a Roma, e poi parleremo anche di Assisi, della campana che ha portato la lampada votiva a San Francesco. Intanto, come ogni mattina, andiamo al telegiornale, dove per noi c'è Cristina Liguori. Buongiorno Cristina. Buongiorno Donna Francesco, oggi parleremo di questo doppio caso di colera scoppiato in Sant'Arpino, andremo quindi al Cotugno per cercare di capire come la situazione, ma è tutto sotto controllo come già hanno detto i medici. Parleremo della rapina a Milik, giocatore del Napoli, e torneremo a parlare ancora della vicenda del registro dei tumori e di una dieta sana per chi vive in queste zone, poi di una rapina ad una gioielleria a Marano, del Napoli, della vittoria di ieri e anche del Giuliano. Ti restituisco la linea. Bene, io ti ringrazio Cristina, buona giornata a voi, buona preparazione del TG, ci vediamo sicuramente con i nostri telespettatori, seguiremo il TG subito a Casa Chalet. Intanto io presento il mio ospite che avete imparato a conoscere bene, perché spesso anche lui ci aiuta a Teleclub Italia con i commenti. Proviamo anche un po' con lui a fare gli auguri a Santo Padre. Buongiorno Don Domenico. Buongiorno Don Francesco, auguri al Santo Padre, ma auguri anche a te, come Carmen già nella prima parte di Casa Chalet ha fatto. Auguri, perché veramente il San Francesco ti accompagna anche nel tuo ministero. Ecco, io ti ringrazio, auguri al Papa, auguri a tutti Francesco. Iniziamo a dire che poi San Francesco tutto sommato è un... San Francesco è un santo laico, cioè un santo che accompagna coloro che credono, ma anche coloro che non credono, proprio per il messaggio universale che lui manda all'intera umanità. Sì, si può dire che San Francesco non è della Chiesa, ma è del mondo intero. Un po' anche tutte le religioni si riuniscono nella città di Assisi, a volte anche per la preghiera della pace. Quindi ecco, è il santo di tutti. Ecco, allora facciamo così, andiamo un attimo per fare gli auguri al Papa, non lo andiamo a rintracciare chissà dove, lo andiamo a rintracciare in questi giorni, perché lui è a Roma, in Vaticano, perché proprio ieri si è inaugurato il Sinodo dei Giovani, 2 anni di preparazione, e finalmente ieri questa assemblea sinodale si è riunita, formata da cardinali, vescovi, laici, laiche, religiosi e religiose, anche per la prima volta all'interno di un sinodo a 32 giovani, e l'assemblea ieri è cominciata in aula con il Santo Padre che l'ha introdotta, ma ancora prima in piazza la mattina con la celebrazione eucaristica, e il Papa durante la celebrazione si è commosso. Andiamo a capire perché. Sì. Oggi per la prima volta sono qui con noi anche 2 confratelli vescovi della Cina continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Dell'intero episcopato con il successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza. Il Papa si è fermato per qualche attimo, commosso. Perché commosso, Don Domenico? Allora, bisogna anzitutto dire che lo scorso 22 settembre la Santa Sede ha ratificato un accordo con la Cina per un po' la questione dannosa che c'è sempre stata con la Chiesa, con il governo cinese. Perché, diciamo che la Chiesa in Cina dopo il comunismo è stata accettata, ma relativamente alla religione cattolica, cioè c'era una religione di Stato, quindi era lo Stato a decidere chi dovesse diventare vescovo, e c'era poi una chiesa clandestina formata invece da quei vescovi che erano in comunione con il Santo Padre. Il Papa durante anni ha lavorato un po' a questa riunificazione delle due chiese. Sì, bisogna dire che questo già è partito con Papa Benedetto XVI per arrivare poi, ecco, allo scorso 22 settembre la Santa Sede, la Segreteria di Stato ha firmato questo accordo dove la scelta dei vescovi è sempre comunque di competenza della Santa Sede, è stato tolto ogni privilegio, sappiamo a tempi immemorabili che a volte erano i re, i governi che proponevano la nomina di vescovi, ma dal Concilio Vaticano II in poi è stato definito che è soltanto il Papa. Ma perché? Perché la Chiesa
vive questa comunione collegiale con il Papa. E diciamo quindi... che poi il collegio del Papa con i Vescovi rappresenta un po' quel gruppo degli apostoli che Gesù si era scelto proprio per portare avanti la Chiesa. E intanto però questa celebrazione, questa commozione è avvenuta perché questi due Vescovi cinesi sono a Roma in questi giorni per rappresentare i giovani cinesi al Sinodo, la Chiesa giovane cinese al Sinodo. Anzitutto ieri mentre seguivo in diretta la messa del Papa per l'apertura del Sinodo, dell'Assemblea Sinodale, si è vista proprio la sua paternità, anche la sua emozione, ma anche questa piccola commozione proprio per incoraggiare i giovani cinesi ad essere parte anche loro della Chiesa di Cristo. E quindi ecco, la commozione è stata anche segno di questa vicinanza del Papa e anche per aver raggiunto questo accordo. E allora, prima di dire un po' che cos'è il Sinodo Giovane, noi andiamo nell'aula, perché ieri, come dicevo, è stato proprio il Papa con un discorso a cominciare questo Sinodo dei Giovani, e vediamo un po' Papa Francesco che cosa dice ai Vescovi, a coloro che sono in aula, nell'inaugurazione di questo Sinodo Giovani. Impegniamoci dunque nel cercare di frequentare il futuro e di far uscire da questo sinodo non solo un documento che generalmente viene letto da pochi e criticato da molti, ma soprattutto propositi pastorali concreti in grado di realizzare il compito del sinodo stesso, ossia quello di far germogliare i sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, resuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani e ispiri ai giovani, a tutti i giovani, nessuno escluso, la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo. Grazie. Sarà la campagna a donare quest'anno l'olio che terrà accesa la lampada nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Dal 3 al 4 ottobre, infatti, sono attesi ad Assisi oltre 200 sindaci e circa 10.000 pellegrini che arriveranno da ogni parte della regione. Ci stiamo preparando ad accogliervi, ha affermato Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, in un videomessaggio. È quasi tutto pronto qui in Assisi per accogliervi. I vescovi della campagna hanno inviato a ciascuno di voi, cari amici, una bellissima lettera, in letizia nonostante tutto. Sì, perché il francescano, colui che guarda a Francesco, è un uomo che non dispera, è un uomo che si rimbocca le maniche, è un uomo che sa che dopo la notte, dopo il buio, si riaccende una nuova giornata. Dopo circa 20 anni la lampada di San Francesco tornerà ad essere alimentata dall'olio delle vostre mani, delle vostre fatiche, delle vostre terre, da quella terra dei fuochi, da quelle terre che subiscono la ferita dell'uomo, ha sottolineato Padre Fortunato, rivolgendosi direttamente alla popolazione campana.
Cari campani, in questi giorni di preparazione vorrei che ciascuno di noi pregasse con San Francesco: o altissimo Dio mio, illumina il cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta. Buon cammino, buona partenza, Assisi vi aspetta, San Francesco vi aspetta. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we better cast. Siamo alla conclusione ormai di questa giornata che vede la Campania intera presente qui ad Assisi per l'offerta dell'olio, e quindi siamo qui grati veramente al Signore, a San Francesco, per averci fatto vivere questa giornata che è ricca di fraternità, di incontro. Oserei dire si è saldato in qualche modo un anello, quell'anello che dovrebbe tenere insieme tutte le componenti della nostra società, la componente della gente, del popolo, degli amministratori, degli uomini politici, quindi della Chiesa. Davvero c'è questo saldarsi di buoni propositi nei quali tutti quanti si ritrovano desiderosi di un cammino migliore, e quindi di una grande ricchezza di speranza per la nostra terra. È possibile davvero che il bene possa vincere, che il bene possa diffondersi, che ci possa essere tanta ricchezza di rapporti positivi tra tutti i membri della nostra società, della nostra civiltà. E questo sicuramente è il dono di San Francesco. Auguri a tutti. I didn't understand.